Una sala gremita ha assistito ieri sera nel complesso conventuale di San Francesco al secondo evento organizzato per festeggiare la sua riapertura, avvenuta lo scorso 6 luglio. La serata, dal titolo San Francesco o del puro amore, condotta dalla poetessa lucchese Alba Donati, era dedicata alla celebrazione e al ricordo di San Francesco. Per l'occasione si sono alternati per quasi un'ora e mezza sul palco dell'ex convento personalità d'eccellenza della cultura, dello spettacolo e della musica, che hanno regalato un ritratto inedito del santo di Assisi. Ospite d'eccezione il celebre attore, regista e doppiatore Giancarlo Giannini, che con la sua voce profonda e bravura teatrale ha affascinato una platea in religioso silenzio, con un'intensa interpretazione degli ammonimenti, dei fioretti e del cantico delle creature, celebri scritti del santo. Odi la conclusione, frate Leone. Sopra tutte le cose e grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi, si è di vincere se medesimo e volentieri, per l'amor di Cristo, sostenere pene, ingiurie, obbrobri, disagi. Altro momento di rilievo, l'intervento dello storico Franco Cardini, autore di una biografia del santo che ha ripercorso i momenti più salienti della vita del giovane che, per seguire il messaggio evangelico, scelse di vivere ai margini ed ha sottolineato come seguire questo messaggio, ancora attuale, sia importante anche nella società odierna. Le letture sono state accompagnate dalle affascinanti note del duo flauto e arpa, formato da Mario Ancillotti e Alessia Luise, che hanno interpretato sonate di Bach e Nino Rota, concludendo con una toccante esecuzione di Fratello Sole, Sorella Luna, pezzo più noto della colonna sonora del celebre film omonimo di Franco Zeffirelli. Dopo questi due appuntamenti, che hanno riscosso un ottimo successo di pubblico, i festeggiamenti in San Francesco riprenderanno dopo l'estate, con l'appuntamento del 7 settembre, che vedrà l'esibizione della Divina Commedia, musical di Marco Frisina, che racconta un'opera antica in chiave moderna, col coro della Diocesi di Roma, gli archi dell'Istituto Boccherini di Lucca e i fiati della Filarmonica Gaetano Luporini, diretta da Gian Paolo Lazzari.